visto che la situazione è così particolare, una puntata improntata sulla tutta la gestione dei travi più diversi possibile tra loro, modo da sfruttare, sentiamo il parere di Emiliano, che non è potuto venire per motivi di lavoro. Ecco che squilla. E chiederemo a Emiliano un consiglio, un tipo di montatura da mettere in acqua per cercare di sconfiggere questa cristallinità esagerata delle acque di Marina di Sorso. Ciao Emi, siamo a Marina di Sorso, qui al Terzo Pettine, lo conosci benissimo perché insomma ci hai fatto anche qualche video. La vedi la condizione? Sì. Assolutamente sì. Acqua cristallina. Acqua cristallina, mare piatto, dammi un assetto. Il lavoro che non mi ha permesso di essere con voi, che è la situazione di mare che state affrontando. Sì, come sai bene, ci sono banchi di roccia a tiro di canna, sì. L'acqua sarà sicuramente, da come vedo dalla ripresa, cristallina, quindi io la affronterei con terminali molto sottili, fluorocarbon, massimo 0,16, con soluzioni flottanti. Stando intorno a massimo un metro di lunghezza del terminale e cercare di staccare qualcosa di stanziale in prossimità di quel filone roccioso che accompagna tutta la spiaggia. Perfetto. Tu lo conosci bene con me, quindi. Un assetto che sicuramente metteremo in pratica, in opera già adesso, dal primo lancio prepariamo questa configurazione esatto. E la mettiamo, la lanciamo a ridosso degli scogli. Pazienza, il calassone, sicuramente qualche passaggio di qualche bel minuto da filmare per il video vi gratificherà sicuramente. Io lo spero anche per voi. Ti faremo sapere. Grazie Emiliano per il consiglio, lo metterò subito in pratica. Ok? Dai, buon lavoro Emi. Buona valera. Grazie. No, non si può dire, non si può dire. Ciao, ciao. La miglior giornata per presentarvi il nuovo ombrello della Trabucco non poteva che essere questa. Un bel vento forte per far vedere quanto è pratico il nuovo ombrellone Trabucco. Prima di tutto guardiamo i picchetti. Non sono i soliti giocattoli che si trovano in giro, i picchetti sono seri, guardate un po'. Guarda. Ovviamente per montarlo bisogna montarlo contro vento. Io metto prima il tubo, si apre contro vento. Poi quando c'è il vento così forte, i primi due picchetti che fisso sono ovviamente questi. Posso fissarli sia col tirante sia senza. No. Uno. Poi si fissano i lati. E dall'altro. Come potete vedere c'ha la comodità della finestrella
chiusa o aperta. Se vogliamo vedere che cosa succede ai lati, cosa che c'è esattamente anche dall'altra. L'altezza sarà 1,5 metri, quindi la sedia qui, il cassone qui, questo è un telo che filtra anche il raggi UV, quindi va benissimo anche di giorno. Questo è il nuovo ombrellone della Trabucco. E il vento non è poco, eh. Ho appena recuperato la montatura che suggeriva Emiliano prima che succedesse questo giro di vento che sta modificando le condizioni. Quindi adesso vi spiego la montatura super leggera che suggeriva Emiliano, ma questa andrà sostituita in favore di un assetto diverso perché sta cambiando il mare. Partiamo proprio dallo sgancio dello shock leader, asola perfetta, pezzettino di tubetto in silicone, fast link swivel del 24, bracciolo dello 016 fluorocarbon, poi scendiamo di 1 metro e abbiamo un flotterino, sempre ovviamente trabucco, con pezzettino di americano e Shinken Pint del numero 12, e 5 cm più giù c'è il nuovo snodo, sempre con la Fast Link Swivel raccolta tra le due micro perline, sempre trabucco. E questo si ripete per 3 volte. Quello che vi voglio far notare è questo, che su avevo un back a gambo corto, qui ho un crystal, il 10120N, con un pezzettino di cannolicchio, quindi americano cannolicchio, e nell'amo pescatore groviglio. Perché groviglio? Sembra strano, ma in una spiaggia così bassa, passare dal mare piatto anche a solo una fila di onde, due file di onde, poi lo vedrete anche bene dalle immagini che c'è proprio una corrente marcata verso destra, ecco cosa succede. Arrivano i grovigli, questo cosa vuol dire? Che il bracciolo o era troppo sottile o era troppo lungo. Quindi o accorciamo oppure cambiamo il bracciolo e mettiamo un diametro superiore. In questo caso ritirerò questa montatura perché il mare sta montando e il discorso è tutto un altro, e lo vedremo. Eccoci qua che approfittiamo per rispondere ai nostri follower dell'account Instagram Trabucco e durante una puntata dedicata alla scelta di tutti i vari travi che si possono utilizzare.